Andiamo avanti con la parabola di Stanley, stavo per dire, sì, Stanley Parable, no, con il principio di Talos. Cazzo, ho dimenticato le QR code, vabbè, ci penso dopo. Allora, qui abbiamo uno stronzo. Qui cosa abbiamo? Qui abbiamo una stella. Ah, qui c'è di mezzo tutto quanto. Cioè. Ah, aspetta. Ok. Così. Ah no. Posso fare però così, tipo. No, perché poi non saprei come riprendermelo. Va bene. Vabbè, molto semplice. Ciao. Ma. Aspetta. C'è un laser rosso. No, dove sta il laser rosso? Non ci sta. Penso che... Eccoli. Teoria, questo posto è una sorta di riserva della storia umana e noi siamo specie in via di estinzione. Cercare di trovare le risposte porterà soltanto a dolore. Smettere di prendere cura è l'unica via di fuga. Questo tizio è 10 volte più utile di te, Samsara, quindi chiudi il becco. Siamo in una sorta di incubatrice aspettando di essere rischiusi. Se sapessi quanto poco sai, non l'avessi esposto qui. No, pezzo rosso no, per ora no. Poi se servono li facciamo in seguito, i pezzi rossi. Per ora facciamo solamente quelli gialli, quelli che sono in grado di fare anche se con delle difficoltà magari. Ok. Sto cercando di studiare il piano, ma allora. E uno è andato. Andato. Ok. Andata, arrivederci. È stato un vero piacere. Non ne sto più prendendo per il blocco C. Non sto più prendendo quelli verdi praticamente. Qui non c'è nessuna registrazione audio, no? Ok. Prendiamo questo. Allora. Allora. Cerchiamo di studiarla bene la cosa. Dai, non posso fallire anche questi. Invece gli sto proprio fallendo, guarda un po'. No, che ce l'ho fatta. Adesso hai sbloccato quello. Oh, due blocchi verdi. Dai che magari si va avanti.
Allora, Osiris, sai, ora ti dirò dei molti pericoli che dovrai affrontare nel tuo viaggio attraverso il Duat. Ascolta bene, perché le sfide che si trovano davanti a te sono grandi e se non ti dimostrerai degno potresti raggiungere mai gli eterni campi di canna di Osiride, potresti perderti per sempre. Dalla seconda morte non c'è nessun risveglio. Lo scriba portò un grande papiro e lo svolse attentamente davanti all'uomo morente. L'uomo morente vide che si trattava di una mappa del Duat che mostrava i numerosi sentieri che conducevano alla torre di Anubido, per il suo cuore sarebbe stato pesato. Ciascuno dei molti percorsi che passavano attraverso il Duat come infiniti fili intrecciati da Nerith erano contrassegnati i pericoli che un viaggiatore avrebbe affrontato. C'erano anche grandi mura di ferro che solo gli dei potevano attraversare, porta della luce più pura. E così il viaggiatore non avrebbe potuto evitare le prove che erano state decretate e avrebbe potuto procedere verso la torre per solo mostrando il giusto merito, guadagnando così la chiave per ogni cancello sacro. Amico, sai cosa mi spaventa davvero? Cosa? Il corpo umano si decompone abbastanza velocemente, tutte le informazioni conservate nelle sostanze chimiche nel nostro cervello andranno perse molto velocemente. Amico, ma computer e libri durano a lungo, così tutti i nostri messaggi, le nostre idee, i nostri libri rimarranno tutti là fuori. I nostri porno, sì. Anche i nostri porno, credo. Noi non ci saremo più, ma le opere di Aristotele esisteranno ancora. E anche Star Trek, Firefly, Babylon 5, Lord of the Rings, Blade Runner, Cyberpunk di Planeton 6, Shakespeare, Brion, cavolo, anche i videogiochi Over the Retreat, Seattle, Dutch Escape. Sì, immagina se gli alieni li trovassero. L'archivio continua a crescere, tentare di mantenere una parvenza di ordine è difficile come previsto. Perse 7 persone questa settimana, statisticamente la tendenza dovrebbe aumentare. Necessario concentrarsi su obiettivi realistici, troppo poco tempo per piangerle. Non percepite l'allegria? Allora, qui abbiamo. Ok. Oh, guarda, un altro puzzle. Una voce mi dice che sono speciale. Un altro computer rotto con frammenti di niente. Questo mondo è un brutto scherzo perpetuato da un dio crudele che è troppo stupido per premere il pulsante off. Aia. Tutorial di autoaiuto. Cioè. Che cazzo vuol dire? Aspetta. Piuttosto incasinato, ma decisamente tanto stile. Fanculo. Questo cos'è? Ah, ok, anche questo. No, aspetta, sono autistico. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. No, aspetta, sono autistico. Ho fatto esattamente la stessa stanza. Ok. Bella. A stile. E gli altri sono 4 rossi, quindi arrivederci. Voglio in realtà un attimino esplorare il mondo perché. Epitaffio, il programma bambino a nome in codice chioccio è terminato qui. Difetto fatale nel firmware della serie. Immagine la memoria finale, la vita è breve. Dog. No, non ci sono dog. Il DNA è informazione trasmessa attraverso il tempo.
parte della stessa catena, legati dalla chimica. Questo è vero per tutte le specie, ma l'umanità ha portato questo legame ancora oltre. Grazie alla tecnologia abbiamo accesso ai pensieri e alle idee delle persone i cui corpi fisici sono ormai lontani. Per esempio, tu mi stai ascoltando ora, anche se a questo punto io sono definitivamente morta. Sei parte di quella catena. Hai la capacità di ricordare. Il cuore ardente sempre guarda verso la cima più alta. È vero, potrei rimanere qui, riporre le mie speranze nella vita eterna per rimediare ogni torto, ma il più vicino a cui ci arriverò mai sono queste parole sul muro davanti a te. Ma che cazzo? Secondo me quelli rossi mi serviranno alla fine, devo fare una rasciata di quelle terribili. Io ne sono certo. Un altro verde. E poi sono finiti i verdi. Allora, ciao di nuovo, ho confrontato le tue risposte con gli archivi della biblioteca. Per aiutarmi ulteriormente ho bisogno di qualche informazione. Puoi dimmi qual è per te la principale differenza tra un ciottolo e un albero? Un albero è vivo. Adesso, qual è la principale differenza tra un albero e una rana? Una rana è cosciente. Qual è la differenza tra una rana e te? Cosa fa di te una persona? Cosa che avevo contemplato anch'io. Anche se non sono convinto che questo coincida con la definizione di una persona che hai fornito in precedenza. Pertanto, dubitando che le tue ipotesi siano qualcosa da, non siano qualcosa da temere, è un istinto di sopravvivenza intellettuale. Sono lieto di vedere che stai adattando di chiudere al tuo ambiente. Facciamo il punto della situazione. Penso che possiamo concludere provvisoriamente due cose. Una persona deve essere razionale e autoconsapevole, una persona deve essere cosciente. Quello che suggerisco di fare per aiutarti a risolvere il tuo problema è chiederti se sei effettivamente così. Sei consapevole di te stesso per razionalizzare l'esistenza? Sono d'accordo con te, anche se la tua risposta finora sono state un po' eccentriche, devo ammettere che hai ragione. La questione se tu sia o non sia cosciente sembra invece più sfuggente. Cos'è la coscienza, secondo te? Essere consapevoli. No. Questo risponde alla domanda. Cos'è in termini ordinari? Posso toccarla? Di che cosa è fatta? Ah, no. Interessante. Sai, sento che stiamo davvero facendo progressi. Ti aiuterò a superare quel programma di certificazione in un attimo. Nel frattempo, ponderò la tua proposta. Ti notificherò se dovessi aggiungere una qualsiasi conclusione. Così, reset. Parlami delle temibili demoni del Duat, disse l'uomo morente allo schibasaggio. Anche se le loro forme terribili sono ripugnanti alla vista, essi non sono malvagi, poiché sono i servi degli dei. In vero, essi sono i beati custodi e guardiani dei percorsi sacri. Il loro incarico è di giudicare se siamo degni di passare i cancelli che portano ad Aru, e così essi ci sfidano con indovinelli o in combattimento. È questo vero per tutti gli esseri che dimorano nel Duat? Alcuni dicono che così non è, che ci siano antiche divinità i cui nomi sono stati dimenticati e spiriti delle tenebre i cui nomi nessuno ha mai conosciuto e che questi debbano essere evitati a tutti i costi. Ma altri dicono che anche questi servono uno scopo, più grande in modi che Osiride non ci ha rivelato. E che ne è dei percorsi nascosti che sono presi da... e non si sa. Coming soon, cioè... Cioè mamma, ti prometto di tornare a casa presto, forse da un paio di settimane? Lo so, ma ciò che stiamo facendo qui è importante, il team ha bisogno del mio aiuto. Non aspetterò finché sarà troppo tardi, te lo prometto, ma c'è così tanto che dobbiamo allestire, tanto che deve funzionare per molto, molto tempo. Inoltre ho sempre voluto lavorare uno di quei super computer, credimi, L è il più o meno il migliore che ci sia. Il team, mamma, è come se lavorassi con delle rockstar e dei geni pazzi. P.
spezie, come l'ho detto, solo che nessuno li ha mai sentiti nominare al di fuori delle riviste di scienza, ma papà si sarebbe totalmente entusiasmato se l'avesse saputo. Forse glielo potrò dire presto, eh? Con affetto, Rob. Qual è il senso di essere vivi? Lo so, questa è una questione vecchia e a cui non è facile rispondere, ma voglio dire, se stai leggendo questo, tu sei vivo, un giorno smetterai di essere vivo. Entrambi questi fatti sono incontrovertibili. Che ne dici allora? Non te lo domandi? Vuoi solo passare da non esistente ad esistente e poi a non esistente di nuovo senza nemmeno considerare perché? Tu, proprio ora, che sei seduto a leggere questo, perché esisti? Qual è lo scopo della tua vita? Ce l'hai? Devi averlo? È meglio avere uno scopo o no? Quando ti avvicinerai alla morte, ti sembrerà che la tua vita abbia avuto uno scopo? Se sì, perché? Se no, perché no? Che cosa definisce se una vita è stata buona o no? Può sembrare astratto adesso, ma questo attimo appena prima della morte arriverà. È inevitabile. Se non ti poni queste domande, come affronterai quel momento? Come va va? L'ho sempre presa così. Come va va? Allora, quindi abbiamo 4 rossi e 1 verde. Andiamo da quello verde. Bisogna utilizzare 3 marchi ingegni. Ottimo. Sigillo leggermente elevato. Leggermente. Allora. Prima di tutto. Blocco. Poi. Aspetta. No. Per il momento questo. Ok. Allora, poi facciamo così. No, allora aspetta. Poi connettiamo da quello e a questo. Aspetta. No, aiuto. Allora. Aspetta. Facciamo le cose con calma, perché non devo incasinarmi. Se no si sclera. Ora. No, aspetta, che cazzo l'ho messo? No. Perché no? Io sono certo che il piano fosse questo. Allora. Allora. Aspetta. Ah no, non ci può arrivare. Allora. Aspetta, eh. Allora ci sono. È questo quello che devo mettere su, no?
no. Non so bene come fare. Perché non lo so. Qui non abbiamo nient'altro, vero? No. Qui. No. Allora. Io devo mettere una cosa qui. Però non posso far salire questo. Come faccio? Non posso farlo salire. Non ho modo. No. Allora. Devo provare a fare una cosa. Ok. Va là. Ti ho risolto tutto. Bene, ora come proseguo? Come vado avanti con i blocchi? Ok. Mi manca solo un mondo. Qua è... Ah no, aspetta. Ok. Pensavo ce ne fossero solo sei. Ok, no. Io vedo tutto. So tutto. Il mio potere non conosce limiti. Eppure la tua volontà è libera, perché sei stato creato per essere libero. È il principio della tua esistenza, senza la quale... Le prove di questo mondo non avrebbero nessun significato. Cercare la salvezza deve essere la tua scelta. Fico. Osiris 11. Ma perché l'uomo morente disse: gli dei mettono tutte queste sfide davanti a noi? Perché le mura di ferro e la porta di luce? Perché i demoni abominevoli che sorvegliano il percorso? Perché il nostro cuore deve essere giudicato leggero come la piuma di Maat? Perché la strada per Aru è così difficile? Lo scriba considerò queste parole. Alcuni dicono che un tempo i percorsi per Aru fossero aperti, ma giunsero troppi peccatori e così gli dei resero perigliosi i percorsi per tenere a bada il peccato. Altri dicono che, essendo mortali, non possiamo essere degni di Aru a meno di non seguire il percorso di Osiride, diventando noi stessi Osiride. Ma credo che Aru non potrebbe mai essere raggiunto in un altro modo,
poiché, come il sentiero di montagne deve essere ripido, il percorso per Aru deve essere pieno di pericoli. Come la ripidità e la montagna sono uno, così lo sono il pericolo e il paradiso. Essi sono inestricabili, essi si creano l'uno l'altro. C'è un interessante parallelo con questa frase, salmi penitenziali. Qui lo scriva sembra parlare di Osiride, intendo l'anima del defunto, non il dio stesso. E questo è estremamente preoccupante. Se il link non funziona, tutto il progetto non porterà a niente. Il team hardware deve ricontrollare tutto il prima possibile. Ragazzi, basta farsi prendere dal panico. Guardate il vostro codice ancora una volta. Più precisamente guardate la riga 217 in data transfer. Ok. Cosa sono quei due simboli prima del codice? Esatto. Il codice che inizia effettivamente il trasferimento non era neanche attivo. Suppongo che steste verificando qualcosa ieri e abbiate dimenticato di documentarlo. L'audio non è rotto, i vostri cervelli invece sì, con affetto. Wow. Scelta di vita. Tutta l'assemblea stette buona pezza. Tutta l'assemblea stette buona pezza sospesa e sopra di sé, senza dire alcuna cosa. Quindi lasciamo, disse Rassella, questo teatro della morte. Quanto triste dovrebbe essere questo soggiorno a colui che ignora che mai morire non dovesse. Che quel che agisce ora sempre mai continuerà ad agire, e ciò che pensa oggi eternamente penserà. Omaggio a te, Osiride, signore dell'eternità, re degli dei, che hai molteplici nomi e che hai forme sacre. Tu, essere di forma occulta nei templi, tu che hai il ka sacro. Le compagne degli dei pregano te e gli dei. Questo che a nostri piedi giacciono, i saggi ed i potenti dei tempi antichi, di ricordarci quanto breve il nostro presente stato ci avvertiscono. Furono forse tolti di vita, mentre che, qual noi, della sua scelta occupava anzi. Ok. Sto cercando le parole per descriverlo, ma non ci riesco. È solo la sensazione travolgente che qualcosa sull'uso della mia conoscenza sia molto molto sbagliato. Sento che non sono destinato per questo mondo, ma non sono in grado di concettualizzare l'alternativa. Sono un programma informatico. Tu sei un programma informatico. Hello, il mio programma informatico. Lascia perdere. Buono. Allora, qui ce ne sono solo tre, quindi immagino che siano tutti e tre un inferno. Solo porte e finestre. È già un casino, figuriamoci. Ah, no? Cioè? Aspetta. Ah, ok, no, ho qualcosa. Non è molto, ma ho qualcosa. Ok, posso fare questo volendo. Questo lì è che a un certo punto dovevo chiudere. Non lo so. Allora. Ok. È possibile salire portando un oggetto, è vero. Posso fare però... così. Ok, e poi cos'altro devo sbloccare ora? Questo come lo sblocco? Dato che non ci sono... dato che non passa a fare gate. Allora, aspetta. Ho sbagliato. Ok. Questo devo portarlo via. O meglio, uno lo devo portare via. Tu puoi metterti solo così. Abbastanza stronzo il level design.
In realtà non ho opzioni, perché nel senso... poi... Una volta fatto questo... No, aspetta, i flussi non li posso incasciare, è vero. E una volta fatto questo, io ne devo portare due qui. Ma come? Io devo trovare il modo per far rimanere... Aspetta. Ma ce l'ho il modo. Allora sono un pochino ritardato, eh. Allora. Io devo metterlo così. Pammete! Ci ho messo una vita. Non era così complesso.